Allora, buongiorno a tutti. Spero che mi vediate bene, mi sentiate bene. Qualche secondo, provo a risentirmi in video e ci sono. Ok, direi che ci siamo. Allora. Molto bene. Configurazione. Vabbè, ma avevamo già comprato tutto quello che potevamo comprare, se non sbaglio. Ora, mi sembra che il bitrate sia piacevole, quindi non ci siano eccessivi rallentamenti. Cambiasse qualcosa, fatemelo sapere. Allora, direi che possiamo andare a iniziare la gara, come abbiamo detto. Iniziamo con questo doveva essere un chiodo nel culo. Anzi, continuiamo perché avevamo già fatto una prova su una pista argento. Proviamo, proviamo, vediamo com'è. È la prima volta che tocchiamo il ghiaccio, per cui non è di cosa potrebbe succedere. Vado un attimo, ricontrollo un attimo l'audio. Vi chiedo scusa un secondo, noto che l'audio del gioco o non si sente o si sente molto piano. Provo a modificare, un secondo solo.
Pa, 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 pa. Ok, adesso spero si senta. Ok, appena ho letto ho modificato, quindi immagino passeranno alcuni minuti. Fatemi sapere se l'audio appunto funziona come dovrebbe. Allora, direi che questa gara sarà giusto quasi un circuito di prova perché non ho la minima idea di come farò a controllare questa macchina sul ghiaccio. Sono assolutamente preoccupato della stabilità dell'auto. E quando dico assolutamente vuol dire che una... Qui potevo anche fare a meno di ammazzarmi, però non so se farà tutto in seconda, perché alcuni pezzi, mio Dio, alcuni pezzi sono oggettivamente da fare in terza, però ingestibile, ingovernabile. Anticipare tantissimo le curve, quindi non sarà assolutamente ok, non sarà assolutamente facile. Oh, attenzione, è tornata in piedi. Tra l'altro non so se è un problema mio, ma è tutto troppo bianco, non riesco a capire. Ah, ci sono un sacco di scorciatoie, per cui potrebbe essere, quando imparerò a guidare questa macchina, potrebbe essere una buona tattica iniziare a utilizzare un po' di scorciatoie. Questa, secondo me, potrebbe essere una buona cosa. Tac. Mio Dio! Mi stanno doppiando. Diciamo che questo primo try è stato un try molto di allenamento. Assolutamente osceno da qualsiasi punto di vista tecnico, di mia performance da dimenticare, però, adesso ci riproviamo. Inizia gara, argento. Bruttissimo, bruttissimo, bruttissimo inizio. Ma d'altronde l'altra volta ero stato molto paraculo, avevo appunto evitato di fare quella gara lì per evitare di rompermi troppo le palle. Allora. Tanta gente che spinge in quarta qui, eh?
lo userei anche quella forzatura, ma non ho capito dove la butta. Ah, ok, quando c'è il salto del... quando finisce il ponte devo girare a destra, ok. Allora, se finisco secondo mi do la paga sulla spalle da solo, perché non ho assolutamente intenzione di provare qualsiasi cosa oltre la terza, scordatevelo, lascio volentieri il primo posto a chi verrà, dopo, prima di me. Diciamo che non penso che sia questo la gara con cui verrò ricordato. No! Vai, terzo, va ancora bene. Dopo l'erroraccio che ho fatto sono ancora disposto. Anche perché siamo solo noi tre, non so se avete visto la minimappa, ma siamo assolutamente solo noi tre. Evito di dare troppo spazio a quelli che vengono dietro. Magari sarebbe anche una cosa carina. Eccoci qua. Terzo, diciamo che appunto la sopravvivenza non alla vittoria. È stato un momento in cui potevo contare anche la vittoria, poi ho fatto due errori uno dietro l'altro. Certi errori si pagano, è giusto che io li abbia pagati come si pagano tutti. Molto bene, contento così, non chiedo di meglio. Va benissimo. Volevo vedere solo una cosa. Non so se qui ci... no, qui. Cosa cazzo ho fatto? Notato che a volte il bitrate diventa qualcosa di indegno, per cui puntavo ad alleggerire la cosa, ma forse non è da qui che si fa, ma è dal menu iniziale del gioco. Nel caso lo farò. Allora. Contro una fila di pneumatici non è la cosa che ho, una cosa che ho apprezzato molto. Ok, tanto questo l'abbiamo fatto abbastanza.
Vai che siamo ancora in gara. Vai che siamo ancora in gara. Fuori di bar! Ho paura la terza comunque, mi fa paura perché non so quanto può essere matta. Fortuna che c'è il nostro che ovviamente è un game changing in questo caso. Tutto slisciato, tutto slisciato. E sinceramente fare certe curve in terza con questa macchina per evitare. Posso fare così? Ah! Che testa di cazzo che sono stato! Ok, grande. Sono stato veramente una testa di cazzo, perché la potevo gestire in maniera molto più intelligente, invece ho fatto questo. E vabbè, però siamo ancora in gara. Siamo assolutamente ancora in gara, comunque potremmo passare allo stage successivo. Aspetta. La macchina inizia a non rispondere più, ho preso troppe taraccate nella faccia. E quindi, o meglio sul fianco destro, perché la faccia tanto e tanto è il fianco destro che un po' mi preoccupa. Ah, però lì c'è il secondo, dovrebbe essere lui. Riusciremo ad arrivare secondi e non terzi. No! Devo ammettere che quando ci sono gli scontri, notavo adesso dal mio secondo schermo, che in verità è un cellulare, il bitrate va via di testa. Ma anche quando non ci sono, c'è veramente una qualità video pessima in certi frangenti. Mamma mia, lo sterrato che cos'è? Lo notavo solo adesso. Mamma mia, che brutta è la qualità video. Che brutta è la qualità video. Mio Dio, me ne ero reso conto. Allora, 500. Sì, adesso guardavo adesso, in effetti siamo... Lo sterrato ci fa veramente male. Allora, Matteo, mi chiedi se è tutto Twin Snake. Allora, sì, allora, Metal Gear Twin Snake è il rifacimento del primo Metal Gear. Per cui è normale che sia uguale. È pensato per essere uguale. Se mi è piaciuto, sì, allora, lo ritengo un ottimo titolo. Io come sempre ricordo a tutti che ad oggi il mio titolo preferito della saga rimane ancora Metal Gear 2, quindi non Metal Gear Solid 2, Metal Gear 2, il predecessore del primo Metal Gear Solid, gioco di inizio anni 90 se ricordo bene, e rimane il mio preferito perché non c'è tutta quella tamarrosità che invece nei successivi. Adesso io dico la verità, non ho mai giocato al vero Metal Gear Solid, per cui non so quanto fosse tamarro o pseudo o passabile il primo Metal Gear, però il Twin Snake già è bello tamarro, nel senso che ci
ci sono tante cose che un po' mi fanno stridere col fatto che mi dai un gioco stealth, quindi un gioco in cui devo essere preciso, pulito, devo evitare di farmi vedere, e poi ci sono delle scene che sono ma neanche Serious Sam arriva a certe cose. Mio Dio, neanche Serious Sam arriva a certi picchi di ignoranza, per cui lo ritengo un titolo che si è fatto. Cioè, ma non diverso, semplicemente un po' più realistico, soprattutto nel cutscene, l'avrei preferito. E poi c'è da dire una cosa, ma questo è il problema di tutti quanti i giochi stealth. Secondo me è sbagliato mettere un gioco stealth con i boss, perché se un gioco è stealth, devo poterlo fare stealth dall'inizio alla fine, invece tu mi metti boss e quindi diciamo questi personaggi che sono inevitabili, per cui li devi affrontare, che ce ne sta uno, ce ne stanno due, lì ce ne sono diversi, non so, sono 5, 6, una roba del genere, poi a volte ci sono dei boss che incontri più di una volta, tipo lo sciamano che prima lo incontri nel piano armato, poi le incontri di persona. Sono tutte cose che sinceramente mi lasciano un po' l'amaro in bocca, perché dovrebbe essere possibile, secondo me, finire il gioco totalmente stealth. Mi rendo conto che sarebbe meno epico, quindi è probabilmente è stata una scelta che nel corso degli anni poi l'ha ripagato, perché da lì questi boss epici, questi incontri epici hanno poi comunque creato amore da parte dei fan, dei giocatori, e quindi è diventata una saga assolutamente longeva. Però è un po', secondo me, una contraddizione in termini. È la stessa Farenz, se posso citare uno youtuber sicuramente più famoso di me, è il signor Lune, mio Dio, si lamentava di questo fatto per un altro titolo molto più recente e molto meno blasonato, come Deus Ex Human Revolution. Devo dire che però il discorso è quello, cioè se non ti va bene in Deus Ex, lo stealth è stealth, non dovrebbe andarti bene neanche in Metal Gear. Poi ripeto, sicuramente i boss di Deus Ex non sono minimamente accoppiabili con quelli di Metal Gear, però la regola permane. È stato, secondo me, mi è finito il gioco con un po' di amaro in bocca. Su Twitch del signor Lune cosa? Mi sono perso un pezzo, non ho capito la domanda. Allora, rientriamo in questa. E quindi niente, questa è la mia idea sui Metal Gear. Si vede che comunque, secondo me, ha pienamente ragione di esistere. Hideo Kojima, sotto certi aspetti, è un genio. Non mi piace quando si incensa e fa delle robe eccessivamente sborone, che non avrebbe neanche bisogno di farle, perché lui è uno che sa fare delle storie comunque abbastanza convincenti, colpi di scena. L'abbiamo visto in Metal Gear 2, per quello che dico, Metal Gear 2 era ancora, con tutto che hai dei mecha fondamentalmente, quindi dei robottoni, però Metal Gear 2 ancora è curva presa in maniera oscena.
Metal Gear 2 è ancora affrontabile. Mamma mia, allora no, allora, l'ho presa malissimo, non so perché. Allora, ripartiamo. L'ho presa con troppa cattiveria. Quinto, esattamente come prima, se non ricordo male. No, forse prima addirittura ero quarto, quindi sono andato peggiorando. Ok. Forse ho sbagliato il tipo di macchina, perché ho preso una macchina che come rapporto potenza-peso è probabilmente la migliore della sua categoria, però tende ad essere incontrollabile. Tende ad essere veramente
generale stamattina si vede che l'ultima volta ho giocato di pomeriggio, si vede che mi stimolava le capacità driveristiche, però non c'è feeling con quest'auto, non c'è assolutamente feeling con questa macchina. In parte potrebbe anche essere dovuto al fatto che ho pompato solo il motore, non ho pompato nulla che riguardasse l'assetto, e questo ci ha assolutamente penalizzato. Allora, bisogna stare sempre molto attenti perché i saltelli che corrispondono alla morte. Andare a sbattere contro di loro per evitare di dover frenare, ma ho calcolato malissimo. E niente, è abbastanza ostica. Non so se sono io, se è il circuito o se è la macchina. Il circuito non è facile. E la macchina ha un livello di potenza che mal si adatta al mio stile di vita. Gianma, ciao! Ciao, ciao, buona giornata anche a te. Ci sono dei messaggi. Veramente osceno. Perché il signor Lune ha sospeso Matteo? Signor Lune, è stata una cosa volontaria o involontaria? Perché dovete sapere che in un'altra live, sempre mia, mi sembra fosse la fine di Medieval, il signor Lune si è messo a sospendere gente ad minchiam. Non è stato simpatico. Comunque, ciao, ciao Gianma. Matteo, non sappiamo cosa ha detto perché il signor Lune se l'ha sospesa. Maledetto signor Lune. L'uomo che sospendeva la gente. Andare oltre la seconda, c'è tutto quanto un pezzo. Per cui andare oltre la seconda è deleterio all'inizio della gara perché partire subito così potrebbe spararsi nelle palle. È proprio brutto il punto. No, è proprio brutto il punto d'ingresso, devo farla totalmente diversa. Attenzione, mi avrà fatto bene, mi avrà fatto male, spero che gli abbia fatto male. Ok, so che dobbiamo essere
niente da prendere. Da stringerla dopo. I primi due, anzi no, vediamo solo il secondo perché il primo è ben distante. Adesso ho visto chi avete scritto, tra cui ha scritto anche il signor Lone, per cui adesso sicuramente vi leggo. È un arcade, per cui non è previsto che vada così. Allora, vediamo. Ho fatto un danno, è strano, signor Lune. Scusa Matteo, ha bloccato Romanzin. Ad ogni modo, rispondevo alla questione Metal Gear Solid per Tuesday. Non è stato copiato, si tratta proprio di me. Sì, infatti l'ho detto anch'io. E forza, complimenti per il suo risultato. C'è solo un problema, che io non ho idea di come sia GTA Online, per cui non so se un milione è una figata o è una cosa media. Per cui penso che come me l'ha detto sia un buon risultato, ma non è il mio. Allora, configurazione. Partiamo, allora scocca. Però scocca. Allora, non abbiamo avuto problemi che la macchina si rompeva. I pneumatici invece abbiamo avuto dei grossi problemi, per cui i pneumatici assolutamente sì. Ah, ma manca poco. Ok. Quindi abbiamo dei problemi di controllo in questo momento. Allora, partiamo. Via, facciamoci del male. Partiamo con il. Partiamo con subito con il secondo livello del ghiaccio, che è stato un chiodo nel culo. Il signor Lune eventualmente lo scoprirà se andrà a vedere la live. Per chi non c'era, vi posso assicurare che ho fatto una figura ridicola, assolutamente ridicola, però gli altri, visto che vediamo più o meno tutti come me, per cui assolutamente da folli. La Folly Folletti Folk, che è un gruppo della zona, per cui se volete della musica strana andate pure dai Folly Folletti, cercate Folly Folletti Folk. Ok, con questa macchina il problema è che dopo la terza. Ah, ma è ancora primo giro, ah, però un giro abbastanza lungo. Sì, io ho un problema, con sta macchina non riesco mai ad andare in terza. Ha una seconda lunga, va bene però. Dalle curve. Ok.
la sua diretta. Mamma mia. Ora, qua davanti a noi non ha la nostra stessa macchina. Sarei curioso di capire che macchina è rispetto a quelle alle altre del gioco. Andata quando invece dovevo andare in controllo. Ricordatevi sempre di utilizzare il freno motore anche a casa, perché il freno motore è quello che ci dà una maggiore stabilità sul ghiaccio, per cui tutto un gioco prima seconda. Se qualcuno riesce a farlo in terza, buon per lui, io non mi spingerò a tanto. Secondo, va bene, va bene, va bene, va bene, assolutamente. Mi sente male? Mi avevano detto che andava bene l'audio. Mi faccia sapere se c'è overrunner, se ci sono dei problemi grossi, perché anzi, ah, non mi risento. Ok, in teoria io mi sento abbastanza bene. Allora, esci almeno sì. 1.000 euro di premio. Allora, con questi 1.000 andiamo a modificare i pneumatici. Prossimo livello di pneumatici. Mancano 400 per prendere i pneumatici, quelli fatti meglio. Allora, Matteo, farò il Medieval 2? Sì, è nelle mie intenzioni. Il problema, come avete potuto notare, ho dei grossissimi problemi per quanto riguarda il comparto tecnico. E ho dei grossissimi problemi per quanto riguarda il comparto tecnico, in quanto non so se si è visto alcuni dei video precedenti. E purtroppo ho dovuto dire addio alla mia scrivania, perché mi è nata una bimba e quindi ho dovuto sostituire la scrivania con un fasciatoio. E questo mi ha portato a dover passare da un computer tower che era vecchio, però era un computer che ancora se la cavava. Sono dovuto passare purtroppo ad un portatile che non è mio. Cioè, meglio sì, è della mia signora, non è che l'ho rubato, però nel senso è un portatile che non è che l'ho comprato apposta per... è un portatile che avevamo già e fa schifo, è vecchio e ha anche degli abbastanza abbondanti problemi di configurazione. E, oltre a questo ci ha caricato su Windows 10, che come sapete non è generoso con le RAM, e per cui assolutamente sono molto molto triste. Sono passato da una macchina inteso come non,
sono passato da una macchina che era vecchia ma comunque ancora si difendeva a una macchina che è assolutamente indegna. Questa cosa mi ha distrutto a livello psicologico e difatti il signor Lunes si era accorto della qualità dei miei ultimi video e ha ragione, questo è il motivo per cui mi state vedendo in bassa qualità. Oltre a questo, la linea internet sta dando dei problemi, o meglio, non so se è colpa proprio della linea internet o colpa della capacità di calcolo del computer, però diciamo che mi aspettavo di meglio da questo portatile perché alla fine è più nuovo del computer fisso, ma come ci insegna la storia, da gaming non puoi andare su un portatile. Ma sta facendo girare un gioco del 2004, non mi ricordo. Stiamo girando un gioco molto molto vecchio, per cui non doveva avere di questi problemi. Facciamo così, eh? Mica niente che... Ok. Sa che forse signor Luna ha capito qual è la situazione di cavernosità e dopo glielo dico in PV, in MP. Anche se sappiamo che in MP i nostri astuzi le scrivono mandando foto di parti anatomiche che generalmente non dovrebbero essere scambiate online. E qualcuno dei nostri astuzi più di altri. Magari non gli astuzi più recenti. No! Piccola merdina! Avevo fatto tanto bene, sto stronzo mi ha fatto perdere la traiettoria. Che testa! Che testa di cazzo! Adesso le gomme vanno molto meglio, riesco a gestire la macchina, però ancora siamo ben lontani dall'ottimo, diciamo. È vero che forse stamattina lo sto prendendo un po' cazzona, però macchina la sento che tende molto da un lato. Allora, in teoria se me li bevo questi due, conta buona la... Mamma mia, che controllo, non ero più abituato con il fatto che sto girando molto sullo sterrato nelle ultime sfide, non ero più abituato al fatto che io giravo, la macchina girava insieme a me. Qualcosa volare, erano due pezzi, non capivo quale fosse la macchina e quale fosse non la macchina, quindi quello che era da evitare perché prima o poi si sarebbe fermato.
Ah, sono addirittura secondo? Mi sono perso uno. Mi sono perso quando sono passato il secondo. Però va bene, non è che ce la mettiamo, anzi. Guarda, guarda. Guarda te se mi devo andare a rischiare tutta la gara per fare a botte con uno stronzetto. Ok. Potremmo addirittura arrivare primi, eh? Questo vuol dire che il problema che stiamo incontrando è esclusivamente di carattere. Primo? Primo! Era da un pezzo che non arrivavo primo, quindi.